pomeriggio perché sono le 3:40, sono le 3:40 e noi stiamo andando al cinema a vedere ancora non si sa cosa, cioè stiamo andando al cinema così. Quindi niente, ora sto andando a prendere Eleonora e Federico e poi verranno in macchina con noi, vero? Vero. Vero. E niente, oggi mi sento molto animalier, questa maglietta qua leopardata da pazza. È molto gattopardo. Oh, chi è? Cattivo. Ti odio. Ma sapete che mi ha detto Alessio prima? Mi ha detto, amore, lo sai che se ti incontrano per strada i cacciatori ti sparano a distanza? Cioè, me la dichiaro tipo un leopardo così. Stronzo, ti odio, ti odio. La cucina per Giulia è chiusa. Ma perché è chiusa? Perché è una piazza pulita. Ma senti che parla, te mangi questo mondo e quell'altro. Io poi. Dieta. Sì, vabbè, se tu stai a dieta, guarda, ciaone. Vabbè, comunque, ora andiamo a prendere i nostri due fidanzati, quindi Federico, il fidanzato di Alessio, Eleonora, la mia fidanzata, e andiamo a sto cinema. Con i nostri fidanzatini, siamo arrivati finalmente. Ma tu stai sempre con questo telefono in mano? Tu stai zitto. Ma non si può usarlo. No, dimmi una cosa, io sono già pronta, avevate detto alle 4 qua, tu stai in pigiama e lei è così. È normale, mi sembra? Certo, a parte non sto in pigiama. Beh, ma sono ancora 20 minuti. Sì, ma che 20 minuti? Cioè, secondo voi vi pare normale che io sono già pronta, mi sono scapicollata, stavo montando un video, mi sbrigo per venire qua e i miei fidanzati sono ancora così. Ho pure fame, tra quindi l'altro. Quindi preparate, Porte di Roma, cazzo. L'invasione dei barbari. Mamma mia, davvero. No, te lo giuro su Dio che non ho mangiato. Hai fatto colazione, ti sarei mangiata pure... Vabbè sì, ho mangiato tipo 7-8 cioccolatini così, però adesso Porte di Roma preparati perché KFC ti farò del male. Sì, sì. No vabbè, Eleonora ha appena trovato una nuova canzone, vero amore? Di Farrugo, eh? Oh? Io l'amo, però ragazzi, la sfigata di Eleonora è una sfigata. Non vi dirò il perché, ma lei lo sa. Sassi? Tu lo sai, vero, il perché? Noia. Eh? È stronzetta. Mamma mia, oggi sono... Quanto sei deficiente. Oh, mio Dio. No, vabbè, Maria, io esco. Vai, Fede, fai un movimento anche a bacino. Sì, ma che ti aspetti? Fai vedere che metti incinta le ragazze solo con un movimento anche a bacino. Tutto. Non Cagnotto? Comunque, ma magari sarei più della Cagnotto. Comunque in tutto ciò ci ha raggiunto un altro sconosciuto. Mamma mia, ti prego, che ieri ha compiuto pure gli anni e oggi è un anno più vecchio. Vero, sì. Tozzo? Certo. Certo, tipo che era scontato, certo, no? Certo, ma comunque ora siamo in macchina e stiamo collegando il Bluetooth. E attenzione perché Federico ha cambiato freni, pasticche, dischi, quindi si va. Mi si parte. Cioè Temperini è pazzo. Oh, amanesi. Perché ci è cazzo? Scusa Temperini, ci fai mettere il Bluetooth? Amanesi. Comunque penso che si vede che oggi c'è il cinema a 2 euro, eh. C'è una fila tipo chilometrica. Mezz'ora che siamo in fila? Più di mezz'ora. E manca ancora? E poi non sappiamo ancora che andasse a vedere, però intanto stiamo in fila, no? Ovviamente noi siamo venuti a fare un piccolo aperitivo. Capirosca? Yes, spina colata. Perché da vere alcolizzate non possiamo andare al cinema sobri. Esatto. Quindi diciamo che non sarà un aperitivo, ma dopo di questo ne verrà un altro. E sicuramente poi oggi il film lo vedremo e sarà divertentissimo. Beh, ovvio, anche perché a me non mi piace il film che hanno scelto. Quindi devo alcolizzare per forza. Dovevo essere per forza ubriaca. I noiosi come al solito giocano, sì, giochi, che palle. Sei zitta. Di questo
Ah, vabbè, naturalmente ragazzi abbiamo preso la polvere di stella, la caramella, un pochetto di roba, ma giusta un po', giusto un po'. Sì, capito, perché non si beve mai, mai. Quindi alla scusa è che non si beve mai a stomaco vuoto. La scusa è che esatto. Boba Fett poi ruba. No, quello era mio. Boba Fett. Cioè, ma lui ci ruba le cose, sto Boba Fett. Cioè, guardate la schiuma che c'è in questo pina. Cioè, troppo, no? Ma poi sono carini come sono presentati, eh? A me mi hanno dato due cannucce da alcolizzata. Sì, sì, da vera alcolizzata. Ora assaggiamo in diretta. Top. Il primo aperitivo della storia dove l'alcol è alcolico, perché di solito gli aperitivi non sono mai super alcolici. C'è da dire che noi ogni volta gli diciamo oh, mi raccomando, forte, eh? Forte, quindi ci ricorreggono sempre, però almeno finalmente il primo aperitivo della storia alcolico. Siamo appena state da Claire's, dove tra l'altro l'hanno riconosciuta. Sì, che carina, saluto la ragazza che ci lavora. Guardate Eleonora che mi ha comprato, cioè, le spillette per me. Non potevano rimanere lì. Beh, allora c'è Quimby, poi c'è Yas Queen, Yas, poi corona. Il limone, la corona e top. Cioè, yes. Proprio, quindi non potevamo non avere le spillette con Yas Queen. E tra l'altro i miei acquisti sono stati loro. Guardate che belle. Sempre. No, niente, lei ormai è andata. Ubriaca, ubriaca. Stai zitto, Boba Fett. Le Allure. Che questa è del mio stesso colore di faccia. Sì, sì. Ormai tu sei la 142 Allure. No Maria, io esco. Il vlog, ma... penso lo puoi anche chiamare Eleonora ubriaca al centro commerciale. Sì, pensavo come se stava a staccare il microdermal, volevo piangere. Comunque in tutto ciò Sicilia io le adoro, cioè sono fantastiche. E penso che gliele ruberò a Eleonora. Yes. No, yes. Vabbè ragazzi, guardate quanto è carino questo cappellino. Panna a capannella è l'ideale. Oh, ma vaffanculo. Cicciolina c'ha uguale, lo sai? Davvero? Una fantina. Io... No, vabbè, vabbè Maria, io esco, cioè. La fantina mangia solo fontina. Ma magari forse tua madre c'aveva uguale, no? Io sono blessed. Però questo è il mio outfit. Ormai i pantaloncini stracciati da addosso non me lo toglie nessuno. No? E sto pelliccione da orso, da muflone. Allora, prima di andare al cinema ovviamente c'è la tappa Mac. Io ho preso queste nuove patatine qua, che sono fatte rotonde e... Mamma mia, io le amo ragazze, cioè sono buonissime. Adoro. Da depressa io dovrei smettere di mangiare comunque. Anche io, però comunque in tutto ciò volevo andare da KFC. Mi aveva promesso una persona che mi ci portava, ma merda non mi ci ha più portato, vero? Yeah. Boba Fett. Yes. E quindi ormai non ci vado più. Ormai mi tocca mangiare qua al Mac. Bocottato. Ormai è stato boicottato e mangio qua al Mac. Ciao, buongiorno. Alla fine ieri non ho più ripreso perché siamo uscite dal cinema tardi e praticamente mi hanno costretto a vedere un film che non mi ricordo il nome, ve lo metto qui sotto, che onestamente non ero proprio felice di vedere, però poi devo dire alla fine mi è piaciuto. Allora sto in queste condizioni perché mio fratello mi deve piastrare come al solito, vero? Yeah. E mi deve piastrare, c'è pure il mio cognatino. Yes! E poi oggi andremo a pranzo al sushi con Eleonora, perché come sapete noi amiamo il sushi, quindi andremo a pranzo là. E niente, mo mi faccio la piastra, mi preparo e ci vediamo dopo. E piastra, fu, che bello, meno male. Mi avete detto in tantissime che vorreste anche voi avere un fratello come il mio che vi piastra. E devo dire che sì ragazze, è proprio la svolta della vita. Comunque in tutto ciò mi seguite già su Snapchat, perché su Snapchat ragazze sono molto 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 più presente rispetto a qui a YouTube, insomma, e interagiamo di più. Quindi mi raccomando, seguitemi su Snapchat, vero che devono seguirmi? Eh?
Sì, assolutamente. È arrivata anche la pazza, yeah! La suonata, la schizzata. Di dove stiamo andando, dai? A mangiare sushi, tanto per rimanere a dieta, no? Sì, io già l'avevo anticipato che stavamo andando a mangiarlo, però comunque siamo incazzate nere, ragazze, non potete capire cosa c'è successo. Allora, ditemi se è normale che abbiamo fatto un ordine praticamente da Color Pop. Praticamente ce l'hanno fermato in dogana perché, cioè, in teoria loro te lo fermano comunque perché viene dall'America. Però sembra come se Color Pop abbia dichiarato una cosa che non è vera. Cioè, e quindi ora ci stanno facendo dei controlli aggiuntivi. E sta fermo lì da tipo 15 giorni. Sì, quindi praticamente il nostro pacco prima di 2 mesi non lo non vediamo arrivare. Non lo vediamo, esatto. Cioè, vabbè, vabbè. E noi volevamo illuminarci. Sì, non è giusto. Allora, sono appena arrivata nella mia seconda casa di città. Sto facendo una cosa troppo buona con cioccolata, burro di arachidi e basta. Quindi cosa starò facendo? Faccio sti risi e poi vi faccio vedere come vengono, eh? Incrociate le dita per me, non ci vuole una scienza, però sapete che io non sono brava a cucinare. Allora ragazze, quando oggi Valeria Marini ci farà la ricetta. Allora ragazze, quando il cioccolato è tutto sciolto così, in questo modo, vedete? Così, baci stellare, ha un cioccolato stellare così, ha un cioccolato stellare. Voi prendete e lo mettete comunque nei cappottini qui, così, un cucchiaio e basta, ok? Un cucchiaio stellare. E poi prendiamo il burro d'arachidi, ecco qua, una bella cucchiarellata così, e... Ah, però questo non è proprio scioltissimo, eh? Lo sai, Ele? Beh, non è un po' troppo. Dice un po' troppo? Sì, quello sì. E poi andavo a richiudere così. Ma tu devi mangiare sulla tazza. Ok, abbiamo appena finito di fare i tortini, ora sono tutti qua davanti, li mettiamo al freezer e poi vi faccio sapere insomma com'è venuto, se sono buoni o meno, ma sicuramente penso e spero di sì. È più dispettosa Giulia e sto facendo i dispetti a tutti. No ragazze, questo è il mio risisto, cioè guardate quanto è alto. È una pizza. È un calzone di pietra. Ora lo provo a assaggiare. Babbabau. Oh. Infatti vedi però mica continua. No, ma io molla, non mollo più ormai. Bene ragazzi, io sono appena arrivata a casa, sono rientrata a casa. Qui ci sono i miei piccoli che mi sono venuti a salutare. I miei amorosi, i miei amorosi. Grazie. Io quanto li amo. E vabbè, niente, ragazzi, i risi sta fine erano buoni, sono un po' pesanti, per carità di Dio, una mattonata, però alla fine sono contenta perché sono venuti buoni, insomma. Io niente, ragazzi, vi volevo salutare, vi volevo mandare un bacione immenso, spero che il video, come al solito, vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!